Casi clinici pratici. Cerchiamo di capire adesso quali sono quei casi che possono essere trattati, perché tante volte, come abbiamo detto, il paziente viene etichettato come non correggibile, ma invece si può procedere. Quindi proviamo a tirare insieme qualche esempio pratico, limite, qualche esempio concreto, insomma. Quindi, Giulia, per esempio, se ti arriva in visita un paziente con una miopia elevata, spesso ci chiedono: si può trattare una miopia di 12-15 diottrie? Tu ti accerti che c'è questo tipo di difetto? Si può trattare? Assolutamente sì. Se ci sono le condizioni anatomiche adeguate, si può trattare con l'impianto di ICL essenzialmente, nel senso che le ICL, che sono queste lentine che vengono inserite tra iride e cristallino, anche questo è un intervento che dura alla fine pochi minuti, ma che si fa in sala operatoria. Posso trattare una miopia anche di 20 diottrie più o meno. Le ICL arrivano a una correzione, hanno una correzione massima fino a una ventina di diottrie. Se il difetto supera le 20 diottrie, si possono abbinare due tecniche chirurgiche, quindi l'impianto di ICL e una LASIK corneale, quindi una lentina da inserire dentro l'occhio. Qualche mese dopo, quando l'occhio è completamente assestato e sistemato, si possono togliere quelle due o tre diottrie rimaste mediante un ritocco laser, quindi con una fento LASIK. Che altro caso limite ti viene in mente? Ma ad esempio un paziente che ho operato un mese e mezzo fa, un ipermetrope elevato di 42 anni, quindi un ipermetrope che aveva difficoltà da lontano, da vicino, con gli occhiali non si trovava mai in maniera adeguata, le lenti a contatto era diventato intollerante. Anche questo è stato operato di ICL. Abbiamo messo una ICL, sempre tra iride e cristallino, ipermetropica, perché anche le ipermetropie elevate possono essere trattate con questo tipo di tecnica chirurgica. Bisogna fare attenzione ovviamente a determinati dati anatomici dell'occhio, cioè ci deve essere uno spazio adeguato tra iride e cristallino per poter inserire questa lente. Fortunatamente questo ragazzo ipermetrope aveva uno spazio assolutamente adeguato, è stato operato e veramente molto molto soddisfatto e molto contento, ma soprattutto con una qualità visiva ottima. Ecco, giusto ieri mi viene in mente a proposito di ipermetropie elevate, un altro paziente estremamente contento, di cui ovviamente non facciamo fare il nome, ha fatto invece un intervento di LASIK. Era un paziente di 32-33 anni con un'ipermetropia elevatissima, 6 diottrie e mezza, per cui abbiamo optato per una scelta LASIK, stanti i parametri preoperatori iniziali. Paziente è totalmente emmetrope adesso, cioè il difetto è pari a zero, la vista è pari a 10-12 decimi. Anche in questo caso, intervento ambulatoriale, pochi minuti, per cui anche le forti ipermetropie, come anche le forti miopie, possono essere corrette, come anche l'astigmatismo. Esatto. L'astigmatismo anche forte può essere corretto. Come correggeresti tu un astigmatismo elevato? Allora, un astigmatismo elevato si può correggere sia con la tecnica di ICL, sia con la tecnica di chirurgia LASIK, quindi con un laser. Tutto questo se c'è ovviamente un cristallino assolutamente trasparente. Se c'è un cristallino che comincia a avere delle opacità e quindi una non trasparenza della lentina che abbiamo dentro l'occhio, che appunto si chiama cristallino, e l'età del paziente ce lo consente, nel senso che sono occhi già maturi, si parla in questo caso in genere dopo i 50 anni, si asporta il cristallino e lo si sostituisce con un cristallino artificiale che corregga il difetto visivo di base del paziente, che può essere un elevato astigmatismo o l'elevato astigmatismo associato a ipermetropia o miopia. Ci sono anche casi che abbiamo trattato con la sostituzione del cristallino in pazienti giovani che avevano delle cataratte. La settimana scorsa un paziente con una cataratta, diciamo congenita, una piccola cataratta congenita che poi si è allargata diventando una cataratta visivamente molto fastidiosa, aveva un difetto visivo, un'ipermetropia di 4 diottrie. Abbiamo sostituito il suo cristallino, con un cristallino artificiale che gli ha corretto queste 4 diottrie di ipermetropia.
Esatto, quindi voi capite come tante possono essere le tecniche adoperate. Quindi per correggere l'astigmatismo abbiamo la LASIK, abbiamo la SMILE, abbiamo le ICL, abbiamo i cristallini intraoculari. Quindi abbiamo 3, 4, 5 tecniche che possono essere a loro volta completate con altre laddove ci fosse necessità. Mi viene in mente un paziente che ho operato la settimana scorsa, era stato operato in un'altra sede di cristallino artificiale, residuava comunque, nonostante quel primo intervento, un certo difetto di astigmatismo, l'abbiamo quindi combinato con una LASIK e faremo la stessa identica cosa anche per il secondo occhio, per cui voi capite che se abbiamo 4-5 tecniche che possiamo combinare tra loro, diventano 20-25 tecniche quelle adoperabili, quasi infinite vorrei dire, per cui ecco si tratta sempre di rivolgersi in centri di comprovata esperienza nella chirurgia refrattiva. Esatto, e soprattutto se c'è un residuo di difetto visivo, vuoi per una cataratta o una sostituzione di cristallino fatta anni prima, vuoi per un intervento fatto 20 anni prima, c'è spesso sempre la possibilità di ritrattare l'occhio. Quindi non è vero che un occhio che ha già subito un intervento di qualsiasi tipo non può essere più toccato. Se ci sono le condizioni ideali per farlo, lo si può tranquillamente fare. E ci capita quotidianamente di venire in contatto, di visitare pazienti che hanno appunto subito interventi anni prima e che hanno bisogno eventualmente di una correzione o di un ritrattamento.